Ben ritrovati in Top Smartphone, la nostra rubrica mensile che si tiene ogni prima domenica del mese, dove vi racconto un po' quali sono i migliori smartphone da andare ad acquistare nei prossimi 30 giorni. Non ci sono tantissime novità, ma qualche sorpresa è arrivata, l'abbiamo visto anche nelle varie recensioni, e vi ricordo ovviamente di lasciare un bel like per supportare questa rubrica e di seguirci anche sul nostro secondo canale YouTube Tutto Tech, perché lì domani uscirà Top Book, una rubrica analoga a questa ma dedicata al mondo dei notebook. In ultimo vi ricordo anche che questo è il mese del Prime Day, quindi vi invito a iscrivervi al nostro canale Telegram e a seguirci sul sito per non perdervi le migliori offerte, ci saranno sicuramente ottime occasioni per risparmiare. Partiamo! La prima alternativa è il solito Samsung Galaxy A22 5G, che è un po' la risposta della casa coreana a tutti quei prodotti di casa Xiaomi e delle altre case cinesi, con il MediaTek Dimensity 700, uno dei migliori processori della fascia BA. Di listino ovviamente costava di più, ma ora che si trova sotto i 200 euro è assolutamente interessante, anche perché comunque detiene una batteria da 5000 mAh che gli permette di durare a lungo e un software completo al solito, ovvero la One UI di Samsung. Un buon prodotto sul comparto fotografico, ovviamente in relazione però al prezzo e anche lato display, dove seppur non abbia un AMOLED, peccato, ha un LCD IPS di buona qualità. Altrimenti Realme 8 5G, uno smartphone uscito l'anno scorso, è ancora oggi presente in classifica perché d'altronde la nuova fascia bassa non riesce a tenere il confronto con gli smartphone del 2021. All'interno Dimensity 700 come processore 5000 mAh di batteria e 185 grammi di peso, oltre a un display da 6,5 pollici assolutamente valido. Ultima alternativa, Redmi Note 10S, che vado a preferire ancora rispetto ai nuovi Redmi Note 11 perché complessivamente migliore, l'esperienza d'uso è superiore. All'interno una batteria da 5000 mAh, una ricarica rapida a 33 watt, quindi un lusso rispetto agli altri smartphone, un discreto comparto fotografico e un display da 6,43 pollici di tipo AMOLED, quindi assolutamente interessante. Outsider in questa fascia la famiglia Redmi Note 11, che a me non è mai piaciuta particolarmente, però anche visto il fatto che non sono poi così interessanti, il loro prezzo sta scivolando molto velocemente, quindi vi consiglio di tenerli d'occhio. Se scendono abbondantemente sotto i 170 euro possono essere una valida alternativa a smartphone meno recenti come quelli che ho inserito all'interno della classifica, che però reputo più validi. Sotto i 200 euro la prima alternativa è Samsung Galaxy A52s, che più volte ho definito lo smartphone più completo sulla fascia media, tra l'altro è anche più interessante rispetto al recente Galaxy A53, per cui vi consiglio ancora l'A52 con la S. All'interno Snapdragon 778G, uno dei migliori processori del 2021, ampio display AMOLED con 120 Hz di refresh rate, quindi assolutamente fluido nell'esperienza d'uso. Ovviamente resta un Samsung con un'ottima One UI di interfaccia grafica di software, che però qualche lag lo comporta. Molto interessante poi e anzi peculiare la certificazione contro acqua e polvere IP67, quindi diciamo uno smartphone indicato a chi lo maltratta un po' di più nel tempo. La seconda alternativa è una new entry visto il recente calo di prezzo, ovvero Motorola Edge 20, che all'interno ha lo stesso processore del Galaxy A52s, ovvero lo Snapdragon 778G, assolutamente super valido, un ottimo display da 6,7 pollici di tipo OLED a 144 Hz di refresh rate, un design molto particolare, molto sottile, molto leggero, 163 grammi di peso complessivo e poi un discreto comparto fotografico. Il sensore principale infatti è un 108 megapixel. Prima di acquistarlo valutate comunque Motorola Edge 30, che se scende ancora un po' di prezzo è ancora più interessante. Ultima alternativa, una delle più recenti new entry, ovvero Realme GT Neo 2, una vera e propria sorpresa sulla fascia media perché ha ottime caratteristiche tecniche e ora anche un ottimo prezzo. All'interno ha lo Snapdragon 870, quindi un processore di fascia alta, un ampio display AMOLED da 6,62 pollici a 120 Hz di refresh rate, memoria interna UFS 3.1, che vuol dire super veloci, e 3 fotocamere di buona qualità. Insomma, complessivamente un ottimo smartphone che di fatto sostituisce in classifica il Poco F3, che qualche problemino qua e là ogni tanto lo presenta. Outsider sotto i 300 euro, ovvero quegli smartphone comunque interessanti da tenere d'occhio, Honor X8 se volete risparmiare, quindi verso i 200 euro, oppure Honor 50 se invece avete un budget leggermente più importante, o ancora Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, che questa volta ho messo da parte perché non è più sceso di prezzo in favore del Motorola che avete visto in classifica.
Sotto i 400 euro la prima scelta è assolutamente Oppo Find X3 Neo, che ancora oggi vado a preferire al più recente Oppo Reno 6 Pro, ma attenzione che sull'Oppo Store proprio questi giorni è in offerta, perché comunque ha un rapporto qualità-prezzo migliore. Il processore è uno Snapdragon 865, comunque ancora oggi attuale, il display è AMOLED da 90 Hz, e poi però ha un comparto fotografico assolutamente di livello, con lo stesso sensore da 50 megapixel di Find X3 Pro, una ultra grandangolare da 16 megapixel assolutamente introvabile ormai, e un teleobiettivo da 2x da 13 megapixel. Interessante poi l'aspetto della batteria, 4500 mAh con ricarica rapida ultra a 65W, insomma un valido smartphone nel complesso, anche a livello software. La seconda scelta è OnePlus Nord 2, ma recentemente è arrivato sul mercato il OnePlus Nord 2T, che se lo trovate a una buona offerta potete assolutamente preferirlo, anche se lato design il Nord 2 mi piaceva un pochetto di più. Alla fine della fiera comunque sono lo stesso smartphone, cambia davvero poco, principalmente il processore che passa dal MediaTek Dimensity 1200 a 1300, un leggero upgrade quasi impercettibile, e la ricarica veloce che passa da 65W a 80W. Per il resto sono entrambi lo stesso medesimo smartphone, con tre fotocamere discrete da 50 più 8 più 2 megapixel, e soprattutto però un buon display OLED. Ultima alternativa, Realme GT, che l'anno scorso l'avevo definito il flagship killer, è calato velocemente di prezzo e oggi può essere ritenuto interessante per il suo processore Snapdragon 888, per il fatto di avere un display AMOLED da 6,43 pollici a 120 Hz e delle dimensioni tutto sommato più o meno contenute. Il comparto fotografico non è male, però sul mercato stanno arrivando i suoi successori GT2 e GT2 Pro, che hanno dei prezzi molto più alti ma sono anche di qualità molto più elevata, quindi valutate attentamente se rimandare eventualmente l'acquisto. Outsider sotto i 400 euro un solo smartphone, ovvero Motorola Edge 20 Pro, che è molto particolare, è dello scorso anno ma comunque molto valido per il fatto che è sceso di prezzo. Tra i 400 e i 600 euro assolutamente la prima scelta è Samsung Galaxy S21 FE, che attenzione occasionalmente si trova anche sotto i 400 euro, mi raccomando seguiteci su Telegram per non perdervi le eventuali promozioni. È arrivato sul mercato italiano a gennaio e all'interno ha lo Snapdragon 888, un display assolutamente di qualità, la modalità DeX lato software che è sinonimo di completezza, e un ottimo comparto fotografico assolutamente da preferire rispetto ad esempio al Galaxy A53, che è meno interessante. La seconda alternativa invece è OnePlus 9, uno smartphone tutto sommato abbastanza completo e non particolarmente grande, con display da 6,55 pollici e un peso di 192 grammi, quindi facilmente utilizzabile comunque con una sola mano. Anche lui all'interno dello Snapdragon 888, la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 65W e un discreto comparto fotografico con collaborazione con Hasselblad, che va un po' a migliorare alcuni aspetti della fotografia. Però se volete uno smartphone con certificazione contro acqua e polvere, assolutamente l'S21 FE di prima è da preferire, perché OnePlus 9 non ce l'ha. Altrimenti Google Pixel 6 è lo smartphone perfetto, perché è la ricerca della filosofia Google nuda e cruda e vuole anche risparmiare un pochetto nel frattempo. Questo smartphone è arrivato in Italia solo a febbraio 2022, ma non è difficile trovarlo ormai sotto i 600 euro e oggettivamente ha tantissimo da offrire. Forse esteticamente, soprattutto sul fronte, non sarà il più bello di tutti, ma ha comunque un buon display AMOLED a 90 Hz, il processore è il proprietario Google Tensor, delle ottime fotocamere e ovviamente un software fluido, reattivo e piacevole, insomma un bel pacchetto. Qui gli outsider sono ben 3, Asus Zenfone 8 se volete uno smartphone compatto, vi ricordo che all'interno c'è il processore Snapdragon 888, quindi top di gamma, assolutamente interessante se volete uno smartphone dalle dimensioni più umane, oppure Poco F4 GT, che ha al suo interno lo Snapdragon 8 Gen 1, quindi assolutamente potente e votato al gaming, oppure Realme GT 2, che non ho ancora avuto modo di provarlo, però sembra interessante almeno sulla carta. Sotto gli 800 euro ripartiamo proprio da Google Pixel 6, ma questa volta nella versione Pro, dove vi segnalo che sul Google Store è in offerta a ben 120 euro in meno, quindi sotto gli 800 euro. Questa cifra è assolutamente interessante, è anche vero che Google ha già svelato i Google Pixel 7, ma arriveranno molto più in là sul mercato, quindi se avete bisogno di un nuovo smartphone questa è ancora un'ottima alternativa. Tra l'altro è ottima anche dal punto di vista fotografico, dove non avrà uno zoom ottico 10x ma si ferma al 4x, ma interpolando riesce
avere un ottimo ingrandimento digitale. Poi lato software, Google sta lavorando moltissimo per ottimizzare il tutto, tanto nelle foto quanto nelle funzionalità e nelle prestazioni, ed è uno smartphone che, se inizialmente era arrivato un po' azzoppato, ormai è assolutamente capace di rivaleggiare con la concorrenza più agguerrita. Seconda alternativa, Samsung Galaxy S21, sia nella versione base che nella versione Plus. Ovviamente nella scelta fatevi guidare sia dal prezzo che dalle dimensioni differenti di questi due prodotti. Rispetto ai Galaxy S22 non sono poi così diversi e li vado a preferire proprio per il miglior rapporto qualità-prezzo e per il fatto di avere un processore, l'Exynos 2100, che si è rivelato nel lato pratico più interessante dell'Exynos 2200 dei Galaxy S22. Vi ricordo che sono smartphone top di gamma in tutto e per tutto, hanno certificazione contro acqua e polvere IP68 e uno è un pochettino più piccolo, 6,2 pollici, il Galaxy S21, l'altro invece è un pochettino più grande e ha anche una batteria leggermente più capiente. Infine Realme GT2 Pro, che insieme al Motorola Edge 30 Pro sono gli smartphone più economici, tra virgolette, con processore Snapdragon 8 Gen 1, il top del top di questo 2022. Oltre al processore ha tanto da dire sul comparto della multimedialità e delle foto, dove seppur non eccelga, su questa fascia di prezzo offre un buon risultato. Ha poi Android 12, 5000 mAh di batteria e ricarica rapida a 65 W. Due gli outsider, Oppo Find X3 Pro, davvero bello esteticamente, poi c'è il sensore microscopio e altre chicche che vi invito a scoprire, e il prezzo ora è appetibile rispetto a quello di listino, oppure Motorola Edge 30 Pro, anche questo un super top di gamma, anche più recente rispetto all'Oppo, all'interno dello Snapdragon 8 Gen 1, uno dei primi e più economici ad arrivare sul mercato, quindi valutatelo. Per l'ultima tripletta partiamo da Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Ultra. Di quest'ultimo tra l'altro ho fatto una recente riprova e fra poco parlerò di nuovo anche di Galaxy S21 Ultra, che vi consiglierò dove andarlo ad acquistare a buon prezzo. Sono quasi lo stesso prodotto effettivamente, con in più la S Pen per il Galaxy S22 Ultra, e tra l'altro quest'ultimo finalmente va un po' in offerta, un po' da MediaWorld, un po' da Unieuro e un po' da Amazon, anche sotto ai 1000 euro, e ovviamente su queste cifre risulta più allettante. È arrivato a inizio anno con qualche problemino iniziale lato software, ma ormai è tutto passato con i vari aggiornamenti che Samsung rilascia in maniera repentina e che di fatto ha risolto un po' tutte le varie problematiche. Assolutamente promosso. Seconda alternativa, lo smartphone che non ti aspetti, Honor Magic 4 Pro, che segna un po' il rilancio del brand anche in Italia dalla parte della casa cinese. All'interno una batteria da 4600 mAh con la ricarica rapida wireless più veloce al mondo, 100 W, processore Snapdragon 8 Gen 1, un ottimo comparto fotografico con tra l'altro una collaborazione con IMAX per andare a migliorare i video, pensate, può registrare anche in log. E per non farsi bastare nulla, sul fronte ha anche lo sblocco del volto 3D, insomma non gli manca assolutamente niente. In ultimo un altro smartphone che è sceso finalmente dal piedistallo con le varie offerte, parlo di Oppo Find X5 Pro, un altro prodotto che possiamo definire completo. Lui è effettivamente un miglioramento di Oppo Find X3 Pro, è leggermente più pesante, ok, ma è giustificato dalla presenza del Mari Silicon X, ovvero un coprocessore che va a migliorare e a ottimizzare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle fotografie, per risultati straordinari anche in notturna. Il processore invece è lo Snapdragon 8 Gen 1, il display è AMOLED LTPO di seconda generazione con supporto fino a 1 miliardo di colori e 120 Hz di refresh rate, è certificato contro acqua e polvere e il taglio base di memoria è 256 GB, insomma ampiamente soddisfacente. E infine tre outsider per questa fascia, il primo è OnePlus 10 Pro, che come ho detto nella recensione è un buon prodotto, ma come al solito non eccelle in nulla, ma si risparmia qualcosina se trovate una buona offerta, oppure al solito i pieghevoli Z Fold 3, Z Flip 3. Tra l'altro secondo me questo mese sarà importantissimo per questi prodotti, perché potrebbero trovarsi a prezzi super vantaggiosi, ad esempio il Z Flip 3 si è trovato pochi giorni fa a 599, e insomma a queste cifre sono degli smartphone da valutare attentamente. E anche per questa puntata era tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuta, ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Tra l'altro faremo probabilmente una live per il Prime Day, quindi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi le migliori offerte, ovviamente di seguirci sul sito, le offerte assolutamente non mancheranno. Un saluto da Michael, prodandroid.net.